Ciao, mi chiamo Isabella Nefar, sono un'attrice slash performer italo-iraniana e ho 31 anni. Ecco, io partirei proprio da questa cultura italo-iraniana che ti caratterizza e ci infilerei dentro anche un po' di cultura britannica, perché so che Londra è stata una città molto importante per te. Quanto credi che conti questa contaminazione culturale anche nell'ottica del tuo percorso? Allora, io sono nata e cresciuta in Iran e poi mi sono trasferita in Italia. Credo che crescere tra due culture è uno dei regali più grandi, perché comunque cresci tra due culture che sono molto simili, quella iraniana e quella italiana si assomigliano in molte cose, nell'essere calorosi e molto accoglienti con le persone. E credo anche il fatto di essere, di crescere comunque in due culture che in qualche modo sono diverse, cioè l'Iran è un paese molto particolare, credo che questo mi ha portato ad avere una mentalità molto aperta e anche a sentirmi non sempre una cosa o l'altra. Quando ho vissuto in Iran non mi sentivo molto iraniana, infatti dicevano: ah, ma tu sei italiana. E quando mi sono trasferita in Italia mi dicevano: ma tu sei proprio italiana, sei un po' iraniana. Quindi alla fine, quando mi sono trasferita a Londra, che è un po' una città cosmopolita, mi sono sentita un po' più a casa, perché non è molto importante da dove La vieni. tua storia secondo me ha anche qualcosa di romantico, perché tu hai scoperto di avere questa passione per la performance e più in particolare per la danza quando eri piccolina, ma come hai detto in quegli anni a Teheran non è che fosse proprio semplice coltivare una passione del genere. Ecco, quando hai capito di voler e di dover andare via per costruire una carriera? Allora, quando vivevo in Iran mi piaceva molto l'idea di ballare, e diciamo che quella finestra verso l'Occidente era la televisione. Avevamo un satellitare, pochissimi canali di musica, non mi scorderò mai, avevamo questo canale che si chiamava Viva Polska, era un canale polacco, e faceva vedere tutto quello che succedeva al di fuori dell'Iran, dal punto di vista musicale. Quindi io passavo delle ore a guardare, a impararmi i balli, e in più avevo questa mia amica che aveva dei parenti in America che le avevano mandato una videocassetta di tutti i videoclip di Michael Jackson, e io mi ero innamorata di Michael Jackson e volevo assolutamente diventare una delle ballerine di Michael Jackson, quello era il mio sogno. Quindi è arrivata la danza prima e poi è arrivata la recitazione. E quindi sì, quindi passavo delle ore a guardare questi video. Mi piacevano molto le canzoni di Michael Jackson, ma era proprio i movimenti, questo fossi, no? Cioè Michael Jackson arriva dal fossi, questo modo di isolare i movimenti, usare solo, no, usi il collo, usi solo le dita. E quello poi mi ha portato a essere più affamata nello scoprire anche altri modi di ballare, che era un po' difficile in Iran perché non esistono proprio delle scuole di danza, maggiormente capitavano nelle case, privatamente, magari qualcuno aveva fatto un corso, era un ballerino che aveva studiato all'estero, poi ritornava in Iran e offriva delle classi, ma non era così accessibile. Mi ricordo sempre che ritrovavo, quando poi andavo in Italia a trovare magari parenti o amici, dicevo, vedevo ragazzi e ragazzine della mia età, mi paragonavo, dicevo: wow, se tu vuoi fare una cosa la fai, se vuoi andare a un corso di danza la fai. Quindi questo poi mi ha portato forse un po' a crearmi un po' insomma, i miei modi di imparare a muovermi, a ballare. Quindi andavo a una scuola internazionale, quindi io dicevo a tutti gli altri ragazzi: restiamo dopo scuola, facciamo delle coreografie. Quindi avevo ragazzi, ragazze che restavano. Era il nostro modo cioè, di rendere la scuola era un modo per imparare, ma era anche un modo per fare delle attività, diciamo, extra scolastiche. Perché sì, perché al di fuori era un po' più difficile. Quindi questo mi ha portato poi a dire: ok, non è molto possibile farlo a Teheran, quindi mi impunto, e credo che a un certo punto, credo che anche cioè, decidere di diventare attrice è diventato quasi una missione, perché mi hanno detto talmente tante volte no, c'erano talmente tanti rifiuti che ho deciso di renderlo come un po' una missione di vita. Riporto una cosa che hai scritto tu. Ho lasciato l'Iran, la mia famiglia e i miei amici per fare l'attrice. È una dedica d'amore molto forte che fai a questo mestiere, perciò ti chiedo innanzitutto come l'hanno presa i tuoi cari e poi se oggi diresti che ne è valsa la pena. Allora, sì, i miei genitori non avevano tantissima scelta, come ti dicevo, avevo tanta voglia di imparare, avevo tanta voglia di lanciarmi e anche di scoprire dei mondi nuovi, che è quello che fa l'arte, no? La censura,
il fatto di non poter leggere tutti i libri che vuoi, di andare a vedere tutti i film che vuoi. Sono cresciuta in un contesto dove esistevano i pusher di film, no? Quindi io passavo tipo delle giornate a guardarmi Kurosawa, Antonioni, Truffaut. Avevo voglia, ero come una spugna che aveva tanta voglia di imparare, quindi i miei genitori davanti a questo non avevano tanta scelta di dirmi di no. Se cosa ne penso ora? Credo che è stato un percorso bellissimo, perché erano delle cose molto specifiche che volevo fare. Volevo andare in Italia e fare la Paolo Grassi, e sono entrata alla Paolo Grassi. Poi volevo andare a Londra e fare la London Academy of Dramatic Arts, e l'ho fatta. E volevo lavorare al National Theatre, e l'ho fatto. Quindi queste piccole vittorie, no, della vita, anche nella propria carriera, mi rendono questo mio viaggio, che comunque sta continuando, molto, molto piacevole. Tra poco ti vedremo debuttare per la prima volta in Italia con il film di Alessio Cremonini, Profeti. Come giustamente tu hai anticipato, questa è anche una storia che parla dell'universalità dell'essere donne, quindi non so, in questo periodo con gli eventi che sono sotto gli occhi di tutti in Iran, stai avvertendo in modo più forte questo film e questo concetto? Sì, Profeti è, credo che porta a luce, che porta in luce un molti argomenti diversi, dalla religione, dall'estremismo, ma la cosa che mi ha più colpito quando l'avevo letto era proprio il fatto di come due donne da due background così simili, ma con due scelte di vita così diversi, si ritrovano a essere, per un caso di vita, nella stessa stanza, nella stessa casa, 24 ore su 24, e a dover parlare di cose molto sconfortanti, e però ritrovarsi in alcune cose. E credo che questo comunque porta anche un'universalità anche tra donne, ma anche su quello che sta succedendo nel mondo in questo periodo. Uno degli esempi è anche quello che sta succedendo in Iran al momento, che con la morte di una ragazza di 22 anni, maggiormente le donne si sono ritrovate a avere una grande empatia, a capirsi a cosa vuol dire vivere sotto un regime, ma anche sotto un patriarcato, e a creare anche questo reagire, no? Anche simbolicamente, anche il fatto di togliersi il velo, bruciare il velo per strada, è una cosa che magari non si fa in altri paesi, però c'è un'empatia, si capisce. Le donne in Iran si sono tagliate i capelli per strada, sono tagliate i capelli durante le manifestazioni, e ritroviamo ancora adesso donne, insomma, attrici, sia in Italia che in Francia, che lo fanno come simbolo di empatia. Quindi credo che è un concetto molto grande, no? L'universalità delle donne, lo possiamo ritrovare in molti momenti. Per spostarci invece su un argomento un po' più leggero, sempre di recente hai scritto che ti emoziona molto il fatto che il tuo debutto italiano sia accanto ad una delle attrici che trovi più stimolanti, ovvero Jasmine Trinca. Beh, avete affrontato una bella sfida insieme, quindi com'è andata? Che rapporto avete costruito? In generale, che incontro è stato per te? Un incontro bellissimo. Bellissimo anche perché partiva dagli 3 anni che ho vissuto a Milano, e ricordo che passavo per il cinema. In quel periodo era uscito il film Miele con Jasmine Trinca, diretto da Valeria Golino, e ricordo come mi piaceva proprio il modo che recitava, come era diversa da altre attrici, e quindi il momento che ho scoperto che dovevo recitare con Jasmine, ero tipo no vabbè, un attimo. Un sogno realizzato, e un rapporto anche molto, ci parlavamo ma non ci parlavamo molto sulle scene, era più un rapporto umano, come stai, sei tutto a posto, siamo pronte, andiamo in scena. Abbiamo avuto pochissimo tempo per provare, quindi tutto era stato ritrovato sul set, e questo era magico, perché io arrivavo con le mie idee, con quello che pensavo che magari la scena poteva funzionare, poi ciak, si gira, lì succedeva una cosa che ha creato comunque un po' una magia tra noi due, e questo me lo porterò sempre
cuore, ma anche il suo modo più di essere così down to earth. Tra le varie cose, tu hai partecipato anche al film Waiting for the Barbarians con Johnny Depp e Robert Pattinson e sei coprotagonista di un film britannico, Small City, che è una storia di droga e traffico di esseri umani. Sempre cose spensierate tu, eh? Mi dici i due ricordi più emozionanti o divertenti di queste due esperienze? No, Small City è una storia fantastica. Inizialmente doveva essere una serie TV, solo su streaming online, quindi nel momento che mi hanno detto guarda c'è questa TV serie, vuoi andare a fare il provino? Il provino è ragazza che fa overdose nel sedile posteriore della macchina, quindi io sono andata a fare il provino e ho avuto un momento di overdose. Mi è piaciuto tantissimo al regista, alla casting director, e una settimana dopo mi chiamano e mi dicono senti, abbiamo in mente di cambiare un po' il progetto, non è più una serie TV ma vogliamo fare un film e ci piacerebbe che tu facessi una delle protagoniste. Allora tipo ok, quindi è stato un'esperienza molto bella perché poi ci siamo ritrovati anche a lavorare sul personaggio insieme e a scrivere di più, quindi mi porto questo momento molto a cuore. Sai, io ho avuto per qualche anno una collega che si era trasferita a Roma proprio dall'Iran e mi raccontava spesso che della cultura iraniana la cosa che più la confondeva era il conflitto tra un ideale di bellezza estetica femminile molto importante, ma allo stesso tempo la necessità di coprirla, quella bellezza in qualche modo. Ti ci ritrovi? Cosa ne pensi? Guarda, credo che trovarsi a dover coprire la propria bellezza per una propria scelta personale, siamo tutti liberi di fare quello che vogliamo. Nel momento che diventa però una legge, viene obbligato su qualcuno, questo non dovrebbe succedere. Quindi no, non mi ci ritrovo, ci sono cresciuta in un contesto che mi ha obbligato a dovermi coprire i capelli, però credo che dovremmo essere tutti liberi di fare quello che vogliamo con il nostro corpo e con i nostri capelli. Un attimo prima di un debutto importante è sempre un momento speciale. Ti va di farti una dedica, un augurio? Poi magari tra un anno o due vieni qui a riascoltartelo, vediamo com'è andata. Mi direi, tanto non ti ricordi niente, quindi lanciati nel vuoto. Un classicone per salutarti, la tua playlist, tre brani che sono tuoi, che senti tuoi, che ti rappresentano. Allora, sicuramente The Doors, This is the End, è stata la canzone che ho ascoltato di più durante l'adolescenza. Poi Florence and the Machine, Dog's Days. E terza canzone, una canzone iraniana bellissima che si chiama Kabutarhoye Tanho. Ciao, grazie mille. Grazie a te.